ripartire, l'Italia punta sul turismo enogastronomico perché il settore ha comunque retto bene alla pandemia e, nonostante restrizioni e limiti agli spostamenti, si è viaggiato con principale motivazione alla ricerca dell'enogastronomia. Una crescita che, da quando il fenomeno Made in Italy è nato 30 anni fa in Toscana, non si è mai fermata. Anzi, proprio la Toscana è un esempio di come il settore sia una vera e propria fabbrica di trend, dove continuano a nascere idee di wine and food innovative e tendenze, in cantine che sono un modello di accoglienza a livello internazionale, all'insegna anche da sempre di un turismo lento, consapevole e sostenibile. Insomma, l'esempio concreto di come il settore sia un motore economico, occupazionale e sociale per il sistema paese, alimentato dal successo dei suoi vini e dei suoi prodotti e in grado di far ripartire l'intero turismo italiano. Per capire come, Wine News è tornata alle origini del fenomeno e ha messo a confronto la massima esperta di numeri e tendenze del settore come Roberta Garibaldi, che ha da poco presentato il rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2021, e la regione Toscana, madre dell'enoturismo italiano, nelle parole della vicepresidente della regione Toscana, appunto, Stefania Saccardi. Roberta Garibaldi, quali sono i punti di forza del turismo enogastronomico italiano che hanno permesso al settore di crescere anche in tempo di pandemia e quali sono invece le problematiche emerse o ancora da superare per aziende ed operatori? Il rapporto sul turismo enogastronomico italiano presenta quest'anno dei dati ancora positivi. Il numero dei turisti enogastronomici è ulteriormente cresciuto. Siamo arrivati al 55% dei turisti che hanno fatto almeno un viaggio con questa primaria motivazione. I dati si riferiscono ai 3 anni precedenti. Immaginiamo quali sarebbero i numeri se non ci fosse stato l'anno di Covid. Sono sicuramente scese il numero delle esperienze fruite. Anche qui le misuriamo sui 3 anni, sono diminuite in media del 30%, ma il tutto dimostra che abbiamo un settore che è molto sano, che può crescere ulteriormente nei prossimi anni, e sono cresciuti tutti i parametri che non riguardano il numero delle esperienze fruite e quindi, per esempio, l'attenzione all'enogastronomia nella scelta della destinazione enogastronomica. Siamo arrivati a oltre il 70% per tutte le generazioni, quindi sono dati importantissimi e è cambiato il profilo del turista. Il turista è diventato sempre più esigente, vuole qualità da tutti i punti di vista, partendo dal paesaggio, la cultura del territorio, la qualità del cibo, a tutti gli elementi che caratterizzano la nostra Italia. Sicuramente ha valso in termini positivi la possibilità di fare esperienze negli spazi aperti, in sicurezza, e questo è un tema che ricorre in modo importante, nel senso che i turisti chiedono sicurezza su tutti i parametri. Più le aziende dimostrano di avere attivato misure relativamente alla sicurezza, più potranno accogliere i turisti. Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana. In una regione come la Toscana, il turismo sul territorio, spesso stimolato dal vino e dall'enogastronomia, oltre che dall'arte, dalla bellezza dei paesaggi, è fondamentale anche per il mercato del vino stesso. Alla luce dei provvedimenti nazionali, cosa ha in mente la Toscana per sostenere la ripresa? Sono convinta che con la ripartenza riusciremo di nuovo, con la qualità dei nostri prodotti e con un'ottima organizzazione nel settore dell'agroalimentare, riusciremo di nuovo ad attrarre tanto turismo, a far venire le persone nella nostra regione. Le persone vengono non solo per il livello artistico e per la bellezza dei nostri monumenti, ma vengono anche per assaggiare le nostre eccellenze, vengono per mangiare la bistecca, per bere un buon bicchiere di Chianti, per assaggiare i nostri vini, i nostri formaggi, i nostri salumi. Come si posiziona la Toscana tra le mete del turismo enogastronomico italiano in epoca Covid e su cosa devono puntare la regione modello del settore e le cantine dove l'enoturismo italiano è nato nella ripartenza ma anche nel prossimo
futuro. Regione Toscana eccelle nelle proposte di enoturismo da moltissimi anni, antesignana da tantissimi punti di vista. Oggi i segnali che vanno colti dai nuovi dati è che la maggior parte degli enoturisti cresce ancora il numero in modo importante di coloro che trovano troppo simili le esperienze in cantina, e quindi è importante oggi riuscire ad innovare in modo costante e quindi cercare di andare incontro alle nuove esigenze che vedono la sostenibilità, che vedono il tema del well-being, che vedono la voglia di vivere gli spazi aperti, per esempio il wine trekking, il bike, rafforzare ulteriormente questi temi e cercare di diversificare in modo continuo. Quindi qualità ed innovazione devono essere i driver per il prossimo futuro. Il 2020 è stato un anno nero per il turismo in Toscana. Le stime sul 2021, soprattutto per la mancanza dei turisti stranieri, non sono rosee. Seppur colpito dal Covid, il turismo enogastronomico ha fatto eccezione. Tra l'avanzare della campagna vaccinale e i Green Pass, in che modo la Toscana promuove il settore a livello internazionale? Mi pare che questo sia un periodo nel quale stiamo già riprogrammando le partenze. Sicuramente il mercato Horeca è fondamentale anche per il nostro vino. Al di là dei risultati positivi di alcuni, di pochi consorzi, anche il nostro vino ha sofferto molto dalla chiusura degli esercizi, dalla chiusura dei ristoranti, dalla chiusura delle enoteche, dalla chiusura degli agriturismi, che sono un pezzo importante anche della nostra rete di distribuzione dei prodotti del territorio. Io guardo al futuro anche immediato con molta fiducia, come un segnale di speranza e di ripartenza.